Ciao e benvenuti. Sì, oggi andrò a parlarvi di un libro che mi è piaciuto tantissimo, un libro che ho comprato su Amazon. Questo libro è stato scritto da Anna De Leo e si chiama Riparazioni sartoriali. Pantaloni, gonne, abiti, giacche, camicie e jeans. Costa 22 euro, vi metto il link per poterlo acquistare. L'ho comprato successivamente ad un altro libro che ho comprato sempre su Amazon e mi sono trovata molto bene ed è un libro che è sempre sulle riparazioni sartoriali e mi sono veramente trovata benissimo. Questo è bellissimo di libro, comunque andiamo a vederlo subito insieme. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella, mettete un bel like. Questo è il gatto più malandrino del mondo. Eccolo qua. Il gatto più malandrino del mondo. Enorme! Fatemi sapere se conoscevate già questo libro, se l'avete comprato, se vi piace. E vi dicendo, vi sto facendo un sacco di recensioni di libri ultimamente. Sto investendo molto in libri ultimamente, come potete vedere, perché i soldi spesi in libri sono sempre soldi spesi bene. Andiamo subito a sfogliarlo insieme. Riparazioni sartoriali è stato scritto da Anna De Leo. Pantaloni, gonne, abiti, giacche, camicie e jeans. Costa 22 euro su Amazon, ma forse lo trovate anche in sconto. Icon editrice. Qua abbiamo, come quasi tutti i libri di cucito, cosa ci serve per iniziare, i punti di cucitura a mano, i punti lenti o marche. Quindi vedete che li chiama punti lenti, perché molte volte voi mi sgridate, non si chiamano punti lenti, si chiamano marche, si chiamano sia punti lenti che marche, molte volte mi sgridate, ma si chiamano punti lenti, io l'ho sempre chiamati così, però molti le chiamano le marche, ma è giusto tutte e due le cose. Qua il sottopunto, il punto invisibile, il mezzo punto indietro, il punto indietro, questi sono molto importanti da imparare, i punti a mano è molto importante. Qua un'infarinatura su aghi e filati, la macchina per cucire, macchina da cucire familiare ed economica, le parti principali della macchina per cucire e gli esempi dei piedini. Poi abbiamo i punti cucitura a macchina e la taglia e cuci, quindi ci parla anche della taglia e cuci, come infilare la taglia e cuci, tensioni della taglia e cuci, come inserire uno sbieco, importantissimo, questo io non ve l'ho ancora fatto, mi vergogno, non vi ho ancora fatto come farlo, ve l'ho fatto vedere con un piedino specifico, ma non come farlo a mano, che è la cosa più importante, termini e trucchi del mestiere, riparazioni ai pantaloni, pantaloni e jeans, e qua iniziamo a parlare del pantalone elegante, come modificare la lunghezza. Molte volte noi compriamo un pantalone ed è troppo lungo dei nostri mariti, dei nostri fidanzati, e dobbiamo ripararlo, dobbiamo accorciarlo e non sappiamo come fare. Qua è tutto spiegato, come potete vedere, nei minimi dettagli, veramente spiegato benissimo, non bene ma benissimo, e tutto il procedimento. Accorciare un pantalone sportivo, e questa è la tecnica che ho usato io l'altro giorno. E accorciare un jeans con orlo originale. Questo è un video che mi piacerebbe molto fare, ma che vi farò sicuramente, perché è fantastico, veramente. Cioè, accorciato un paio di jeans con l'orlo originale, mantenendo l'orlo originale, perché molte volte noi dispiace, perché l'orlo comunque è carino. E qua c'è tutto il passaggio, quindi ve lo farò. Rammendare un jeans, allungare un pantalone classico, con tutti i passaggi, vedete? Qua praticamente ho altri 5 anni di YouTube dentro questo libro per potervi fare i video. Stringere un pantalone classico in vita, stringere i jeans in vita, perché questo non dovete per forza essere sarte, e costruirvi gli abiti da sole è semplicemente un modo che possiamo imparare, cui possiamo imparare tutti avendo una macchina per cucire, per non risparmiare un po' di soldini dalla sarta, anche se anche le sarte poverine devono anche loro a vivere, imparare a farci le riparazioni da soli. Ecco, quindi stringere un pantalone senza tasche e fianchi, stringere un pantalone con le tasche sui fianchi, andiamo avanti veloce, se no stiamo qua, stringere un jeans sui fianchi, allargare un pantalone classico in vita, allargare un jeans in vita, cambiare la cerniera di un pantalone classico, senso molto importante, la cerniera di un jeans, anche questo vi farò un video, inserire l'elastico in un pantalone sportivo
e la riparazione delle gonne. Accorciare una gonna con orlo a mano, che è il metodo più classico, con orlo a macchina. Stringere una gonna in vita. Molte volte compriamo una gonna, ci piace tanto, non c'è della nostra misura, la vogliamo comprare lo stesso. Questo è il metodo per rimpicciolirla. Stringere una gonna classica lungo i fianchi. Allargare una gonna in vita. Allargare una gonna lungo i fianchi. Me l'avete chiesto in molti, fare il tutorial di questo. Sarà fatto. Vedete, è stata proprio modificata la gonna qui. È bellissimo questo libro, lo adoro. È bellissimo. Allungare una gonna. Quindi come allungare una gonna. Questo metodo che uso sempre. Ecco, cambiare la fodera di una gonna. Lo stesso importante se l'abbiamo rovinata. E riparazione degli abiti. Quindi questa è tutta la sezione, riparazione degli abiti. Accorciare e allungare un abito. Stringere un abito non foderato lungo i fianchi senza modificarne giro manica. O cambiare una cerniera invisibile su un abito. Allargare lungo i fianchi un abito senza maniche. Andiamo avanti. Cambiare lo scollo a un abito. Togliere le maniche a un abito. Riparazioni maniche di giacche, cappotti, abiti e camicie. Ecco qua, accorciare le maniche semplici di un abito o di una maglia, allungare le maniche di un abito o di una maglia, quindi tutte le tecniche che possiamo utilizzare, vedete? Accorciare le maniche di giacche e cappotti, anche questo è molto utile, molte volte sono troppo lunghe, sono stati confezionati per delle taglie standard, quindi noi possiamo non far parte di quella tipologia di taglia che ci propone chiaramente la moda prêt-à-porter, la moda pronto a moda, cosiddetto pronto a moda. Accorciare le maniche di una camicia, anche questo, passo passo, guardate, fantastico. Riparazioni di maglie, camicie, giacche e cappotti. Allargare una camicia. È veramente fantastico questo lì, io lo adoro. Aumentare lo scollo di una maglietta. Io quando l'ho comprato e l'ho sfogliato ho detto no, ma questo è pazzesco, un libro pazzesco. Veramente complimenti quindi ad Anna De Leo che l'ha scritto. Veramente grazie Anna perché ci salvi con questo libro tantissimo. Allargare una giacca o un cappotto. Accorciare una giacca o un cappotto. Allungare una giacca o un cappotto. Sistemare una scucitura su una giacca o un giubbotto. Cambiare la cerniera di un giubbotto. Quante volte ci sarà capitato? A me è capitato l'anno scorso che ho dovuto cambiare su un piumino proprio la cerniera a lampo. Allora, anteprima del prossimo volume. Ah, è già in preparazione il mio secondo libro dedicato a voi. Ah, questo non l'avevo letto. Tratterà lo studio modellistico, la confezione delle gonne e dei pantaloni, costruire cartamodelli personalizzati e realizzare ogni modello. Ah, allora lo cercherò su internet perché è veramente carino. Gonna arricciata con elastico in vita. Ecco, questa è una gonna che fate molto spesso, che è una gonna molto in sartoria. In effetti questa gonna arricciata non si fa perché in sartoria c'è la gonna a ruota e mezza ruota, gonna tubino. Questa in effetti è un po' un'americanata, io la chiamo le americanate. Devo dire che è molto facile da realizzare, per cui se volete lo facciamo. Anzi, lo facciamo sicuramente, vedete, passo passo, tutto spiegato, è facilissimo, veramente di una facilità e poi vi viene così. La gonna è pronta in mezz'ora, ma veramente in mezz'ora ragazze, in mezz'ora. Spero che questo video vi sia piaciuto, io sarei stata felicissima di vedere un video del genere perché è un libro che è scritto molto molto bene, che io ricomprerei altre 200.000 volte e non vengo pagata da nessuno per dire questo, quindi sapete che io sono sempre molto sincera nelle mie recensioni, sia di libri che di altro che riguardano il cucito, quindi vi potete assolutamente fidare. Poi insomma l'abbiamo sfogliato insieme, abbiamo visto insieme che è un libro abbastanza fatto bene, quindi io spero che il video vi sia stato utile, trovate il link per poterlo acquistare su Amazon nel box informazioni, oppure chiedetemelo in privato a seconda di dove state guardando questo video e io vi darò insomma il link di dove acquistarlo, cioè per acquistarlo. Nel mentre io vi mando un bacio, però prima di tutto io vi invito a iscrivervi al canale, a cliccare sulla campanella, a condividere il video nei vostri social in modo tale da permettere al mio canale di crescere sempre di più. E alla fine vi mando un grande bacio, ovviamente come sempre, sartoriale, creativo, ma soprattutto terapeutico. Ciao, alla prossima!